Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Regala Libri, il gioco natalizio di letture metropolitane. Come domenica scorsa e come sarà poi per domenica prossima, abbiamo invitato degli amici e amici di letture metropolitane a giocare a questo gioco che vi permette di avere un sacco di consigli rispetto a libri da regalare a Natale. Presentiamo chi sono i giocatori di oggi e poi rispiegherò le regole. Allora, Margherita Bordino. Ciao, allora, Flavia. Eccola, buongiorno, anzi buonasera. Ciao, Margherita. Ciao, Flavia. Giornalista e autrice televisiva, è la spina dorsale di testate come Cinecittà Luce, Video Magazine e Art Tribune, insieme a Gabriella Giliberti, Eva Carducci, e Sonia Serafini e Valentina Riete, ha fondato Le Giornaliste, una delle realtà più interessanti del giornalismo italiano. Buonasera. Wow. Buonasera. Sonia Serafini, eccoci, buonasera. Ciao. Detta Swongi, è una giornalista e corrispondente per Radio Italia e molte altre realtà. Da qualche anno si è trasferita a Londra, ma non perde occasione per tornare a Roma e come biasimarla. Insomma, componente delle giornaliste, è leggermente sotto pressione per questo gioco. Oh. No, vabbè, ma io sarò quella che vi farà ridere, dai. Okay. Mattia Insolia. Eccolo, uno scrittore, giornalista siciliano, buonasera, 25 anni, laureato in lettere alla Sapienza di Roma, esordito quest'anno con Gli Affamati per Ponte alle Grazie. Il suo è uno dei libri più belli del 2020 secondo Letture Metropolitane. Buonasera Mattia. Buonasera, grazie per questa presentazione che sembra molto più figa di quello che sono veramente. E maglione ovviamente meraviglioso, ma questo super è natalizio. Adriano Ercolani. Torna per una nuova manche, diciamo, un nuovo tentativo a questo gioco. Divulgatore culturale e giornalista, scrive per Linus, Il Fatto Quotidiano, Excel, Minimet, Moralia, conduce la rubrica Icone Metropolitane e può sostenere lunghissime e dottissime conversazioni tra esoterismo e la filosofia della SS Lazio. Assolutamente. Mi sembra... Sì. Scusate, buonasera Liana. Avete invitato un laziale e non mi dite niente. Io me ne vado. Menatevi subito in diretta. Ok, va bene, ci sarà più movimento. Allora, regole del gioco che adesso spieghiamo anche a chi ci sta guardando. Ciao, dove ah, già, Giovanni Villani si occupa della regia, me lo dimentico sempre. Grande. Allora, su cosa, come funziona Regala Libri? Regala Libri, appunto, il gioco natalizio di letture metropolitane. I nostri giocatori hanno 30 secondi, giocano ovviamente ognuno per sé, quindi tutti contro tutti, 30 secondi per consigliare un libro in base a delle carte che vengono pescate da tre mazzi. Il primo mazzo è quello dei personaggi destinatari del libro, quindi a chi regali il libro. Secondo mazzo, una sua caratteristica. Terzo mazzo è il mazzo degli imprevisti. Nel caso si decidesse di pescare dal mazzo degli imprevisti, si avrà un punto in più rispetto a quello, diciamo, che si ha solo con i primi due mazzi di carte. 30 secondi, mi pare che ho detto, vince ovviamente chi consiglia più libri. Ovviamente chi ci sta guardando può in qualche modo partecipare o scrivendoci in privato, e nel caso potrebbe anche essere buttato dentro la diretta, oppure facendo dei commenti e facendo così vincere dei punti preziosi a chi potrà eventualmente rispondere ai consigli che vengono richiesti dal nostro pubblico. La classifica provvisoria per ora vede al primo posto Simone Tempia, che ha giocato la scorsa settimana insieme a Emanuele Rauco, secondo posto, terzo posto pari merito per Ilaria Gaspari e Adriano Ercolani. Quindi siete pronti? Tutti pronti? Sempre. Facciamo una prova. Per un gioco particolare servirà prenotarsi. La settimana scorsa c'è stata l'alzata di mano, ma abbiamo apportato una piccola modifica. Per prenotare la vostra risposta, quando servirà, dovrete coprire la Okay. Grande Sonia. Sarebbe prenotata. Fate una prova. 3, 2, 1. Bravi. Ok, perfetto.
Okay. Bravissimo. Okay. Dopo sta cosa un po' alla reel di Instagram, possiamo anche iniziare. Quanto sei giovane? Cominciamo in ordine di, di presentazione. Quindi la prima a giocare sarà Margherita. Bene. Allora, intanto la prima domanda, Margherita, vuoi l'imprevisto oppure ti basta pescare dalle prime due, dai primi due mazzi? Iniziamo senza imprevisto, dai. Allora, pesco il personaggio e pesco la caratteristica. Ok. Intanto ti anticipo, prima che tu legga, che io in genere quando regalo libri vado sempre in base ai miei gusti. Quindi non so questo giro se sarà semplice. Allora, è facile. Il personaggio è papà. Quindi papà. Un papà che ha poco tempo. Ok? Ok, facciamo partire il tempo. 30 secondi. Via. Via. Allora, che ha poco tempo. Dovrebbe essere una cosa breve. Allora, in realtà un libro che è da tanto che vorrei leggere, che Uomini e topi, che non ho ancora letto, ma è molto breve, quindi sì, perché no, assolutamente sì, perché me l'hanno parlato tanti benissimo, però è nella mia lista dei desideri, credo che a mio padre possa piacere. Perfetto, hai visto? È stato facile. Un punto per Margherita, che ha consigliato Uomini adesso e topi. Storia. Di Steinbeck, esatto, Steinbeck, giusto? Ho detto la cosa vera, sì. Adriano, Steinbeck. È lui. Ok, perfetto. Andiamo con la seconda concorrente, Sonia. Eccoci. Allora, anche tu, vuoi l'imprevisto o senza imprevisto? Ma dai, stiamo qua, giochiamo, va con l'imprevisto. Vai. Allora, vai. Pesco, eh? Voglio questo brivido lungo la schiena. Allora, una e una. Il personaggio è un compagno o compagna di scuola, o ex compagno di scuola. Ok. Caratteristica, ama gli Stati Uniti. E l'imprevisto ti dà 10 secondi in meno. Bene. Quindi avrai 20 secondi. Pronti? Allora. Vai. Allora, è uscito da pochissimo, è proprio sugli Stati Uniti, è il libro culinario di Francesco Panella, che è il proprietario dell'antica Pisa a Roma e a Brooklyn, e parla un po' di quello che non sappiamo dell'America. Quindi credo sia un regalo perfetto per chi ama gli Stati Uniti, è una lettura semplice e quindi perfetto. Si chiama Forse non tutti sanno che in America... punto, punto, punto. Quindi perfetto. Perfetto! Bravissima! Hai visto? Eravamo come i bambini, hai visto? Hai visto, Sonia? Dai! Bravissima! Andiamo avanti! Ai. Con Mattia, giusto? Sì. Mattia, sì. Vai, Mattia! Vuoi l'imprevisto o senza imprevisto? No, io mi prendo di coraggio dopo Sonia, quindi sì. Vai! Ok. Allora. Ahia, già fa male. Allora, intanto il libro, il destinatario del libro è Il giocatore 1, quindi Margherita, che tu non conosci, però fai che ama il cinema. A questo aggiungiamo che ama anche la filosofia. Okay. Supponiamolo. Okay. E l'imprevisto dice però che puoi scegliere solo autori o autrici italiani o italiane. Ok. Okay? Ok. Vai, 30 secondi. Ok. Vuoto totale. È uscito, credo, l'anno scorso un romanzo che si chiama Sogni e favole di Emanuele Trevi per Ponte alle Grazie e che, se non sbaglio, perché non l'ho letto ma è sulla lista dei desideri, parla di questi due ragazzi che si incontrano o al cinema oppure uno dei due ragazzi, appunto, possiede un cinema, lavora in un cinema. Quindi ti consiglierei quello perché ha a che fare con il cinema e l'autore è italiano. Va bene, ci sta. Gran bel consiglio e ti dirò, Emanuele Trevi rientra tra i miei autori preferiti. Il suo ultimo libro. Guarda, senza neanche sapere. Bravo! Alla grande. Ok, allora andiamo avanti con Adriano. Eccoci. Ci sei? Vado, sempre. Imprevisto sempre.
Non si gioca solo con gli imprevisti. Solo imprevisti, va bene, vai. C'è un agonismo tra i vecchi della prima puntata incredibile. Sì, ancora ci scrivono messaggi che stanno rosicando e se vogliono. Allora, va bene, dai. Allora, personaggio la vicina di casa. Mm-hmm. Che è un o un adolescente. Ok, quindi okay. Abbandonata dai genitori. Ok, va bene. Ah, questo purtroppo non lo può fare perché punti già non ce l'ha, perché sarebbe prendi un punto, perdi un punto o prendi un altro imprevisto. A questo punto ti pesco un altro imprevisto. Vero? Io sempre fortunato con gli imprevisti, eh. Cioè, è la terza volta che avrei perso un punto, va bene. Invece, mostra il libro che stai consigliando. Cioè il libro che consiglierai ce lo devi pure far vedere. Ci non sei? C'è problema. Dammi tempo del GM, aspetta. Ok, 30 secondi. Pronti, partenza. Via. Allora, te lo trovo subito. Adolescente, abbiamo detto. Sì. Eccolo qua. Dai. Cronofagia di Davide Mazzocco per Die Editore. È un libro che spiega come appunto i poteri che governano la nostra società architettano raffinati stratagemmi per sottrarci porzioni sempre più importanti di tempo, e da adolescente, visto che avrà un futuro così spensierato, credo che sia molto importante capire le dinamiche. Facciamogliela prendere male da subito. Mi sembra un'ottima idea, sono d'accordo. Per questi sono gli imprevisti, eh? È una palestra della vita. Sono d'accordissimo. Bene. Adriano. Velocissimi. Sono velocissimi, bravissimi. Come state? Sonia. Sudando bene. Wow. Vabbè, ma era il primo, dai, ci siamo. Dai, andiamo avanti. Allora, ricominciamo da Margherita. Margherita, che fai? Dai. Ti lanci nell'imprevisto? Sì, dai, andiamo con l'imprevisto, dai. Già immagino, saltare su una gamba. No. No, potresti cantare, se vuoi. Lo so. Allora, il destinatario è il medico di famiglia. Mm. Quindi un medico di famiglia. Un po' vecchio stile. Mm. Il tuo imprevisto è che vinci un punto in più se riesci a consigliare, quindi avresti 3 punti. Attenzione. Pronta? Pronta. Via i 30 secondi. Allora, propongo un libro a cui io sono molto affezionata e che secondo me i medici dovrebbero leggere, adesso i medici che sono in contatto mi uccideranno, che è L'alchimista di Paolo Coelho, perché appunto è una cosa che stravolge tutte le loro, diciamo, credenze, ipotesi, studi e tutto quanto, anzi si metterebbe in gioco con una cosa che un vecchio medico magari non vorrebbe neanche ascoltare o sentir dire. Perfetto! E ti fai sti bei 3 punti così? Capito? In un attimo. Grande Margherita. Sempre la solita. Sonia, tocca a te. Tra poco potrebbe esserci qualche messaggio, attenzione. Io lo dico. Certo. Allora, il tuo destinatario è un nipote o una nipote che non legge da tanto tempo. Mm. Quindi un nipote, diciamo, di media età, perché sennò hai 10 secondi in più. Puoi usare questo cartoncino subito oppure puoi conservarlo per un'altra occasione. Scegli tu. Ok. Allora, quindi un nipote teenager. Un nipote che non legge da tanto tempo. L'età non è specificata, però non sarà troppo anziano. Non so se è un nipote. Poi se è un nipote tuo sarà ancora più piccolo. Allora, 10 secondi me li uso dopo. Ok. E a questo, okay, nipote, a questo nipote consiglio un libro dei ragazzi di Movie Player, che è 100 serie TV in pillole. Perché magari con un piccione fai un piccione con una fava, com'era? Due piccioni con una fava. Un po' di piccioni a caso con delle fave, andiamo avanti. Sì. Nel frattempo lui trova delle serie TV che gli piacciono, mi legge anche qualcosa sul cinema e ci associa un po' di letteratura. Il libro mi sa che è di Giuseppe Grossi, Luca Liguori e Antonio Cuomo. Accidenti. Perfetto. Ah, grande Sonia. Ok. E c'ho pure 10 secondi in più. E c'è pure 10 secondi che puoi usare quando vuoi. Andiamo avanti, Mattia. Mattia, però io mi sto gasando, cioè mi sta piacendo. Bene, okay. Bene. Vado, pesco, sempre imprevisto? Sì.
Cioè, mi sto gasando tanto, quindi secondo me faremo notte qui, perché a un certo punto, beh, Mattia, abbiamo finito, no dai, un'altra. Guarda, questa cosa te la invidieranno le altre, almeno altre due. Allora, si tratta di un figlio o una figlia che ama il cinema. Di nuovo. Ah, però il libro lo devi consigliare in rima. Sonia, cos'era quello? Scusami. Era un invito. Cos'era accaduto? Era un invito al fomento di Mattia. Vai, Mattia. Dipende dal titolo. È molto, molto brutto. Quindi figlio che ama... Cioè, io figli non ne ho, ancora ne passa. Un figlio che ama il cinema e in generale, però devi dirlo in rima, lo devi consigliare in rima. Scegli un titolo che sia rimabile a questo punto. Già c'è nulla in testa. Io consiglierei probabilmente... Shining, sì, lo so. Shining, se la rima è immediata, vai. Shining, perché is very filming. Non ne ho idea, proprio non ne ho idea. Filming. Mi piace. va bene così. Capolavoro, Mattia. Va bene. Il bello è che mentre Mattia lo diceva, io pensavo di fare una rima e avevo. Io ce l'avevo. La voglio sapere. Io. Vai, facci sognare. La cosa che non c'entra niente, leggi il libro con lo scrocchio, leggi Pinocchio. Bello. Grazie. Basta, si sente. Sto vergognando di essere di una del giornalista. Almeno avevi qualcosa, cioè, capisci? Allora, attenzione. Mi pare che ci sia. C'è un messaggio? Allora, quando arriva qualcuno che chiede un consiglio, funziona che il primo che corre la telecamera avrà il punto, se consiglia, ovviamente, e gli altri però possono comunque consigliare, ma non hanno il punto. Cioè, se magari vi viene in mente, è comunque carino dirlo, ok? Se volete. Allora, vi faccio sentire sentirete un audio del consiglio che vi chiedono. È di Marta, ci ha mandato una nota vocale ed è questa qui. Aspettate che se parte. Cerco un regalo di Natale per mio papà. Lui ha 62 anni, è un medico. Gli piacciono i gialli. Come lettura ed è un grande appassionato di storie di mare in generale. Mi dico già che ha letto tutti i libri di Montalbano, però comunque è un lettore molto curioso, quindi credo che il binomio gialli e mare sarebbe perfetto. Grazie, ciao. Sonia! Allora, io Marta consiglierei al tuo papà, non so se l'ha già letto, 10 piccoli indiani di Agatha Christie, perché si svolge tutto su un'isola e è bellissimo, adattissimo, poi una lettura piacevole, secondo me gli piacerà molto. Gli altri? Gli altri avevano qualche idea comunque, così gliela diamo? Sì, io volevo consigliare un romanzo di S.S. Van Dyne che si chiama La strana morte del signor Benson, che io confesso avevo comprato soltanto perché mi faceva pensare a Richard Benson, però poi ho scoperto questo grandissimo autore S.S. Van Dyne, e non è un gioco di parole con S.S. Lazio, perché Van Dyne è veramente un genio. Lui praticamente era un filosofo che aveva scritto un saggio su Nietzsche molto importante, poi aveva avuto problemi di salute, aveva perso la vista, eccetera, quindi il dottore gli disse: guardi, lei non può più occuparsi di tematiche così più importanti, si dedichi a magari a un genere leggero come il giallo. Lui con questa mentalità filosofica ha studiato tutta la letteratura gialla, ha scritto un saggio su come scrivere i gialli e in omaggio a Conan Doyle ha capovolto lo schema logico-deduttivo di Sherlock Holmes con questo personaggio filovance, elegantissimo, aristocratico, è stato interpretato in una serie TV italiana, in uno sceneggiato da Giorgio Albertazzi, e che appunto capovolge completamente la struttura investigativa di Sherlock Holmes ed è divertentissimo.
Quindi grazie a Richard Benson anche per questo. Perfetto. Grazie Richard. Qualcuno ha qualche altro consiglio? Se andiamo avanti. Uno velocissimo, visto che ama Montalbano, assolutamente Petra, che è stessa casa editrice, ed è uscita per di più anche una serie televisiva, ed è comunque la storia di una detective in una zona comunque di mare. La fiction è ambientata, la serie è ambientata a Genova, mentre quella in Spagna, comunque sempre sul litorale, quindi ci sta. Perfetto. Mattia? Tu hai qualche idea, Mattia? È un semigiallo, si chiama The Beach, ci hanno fatto pure il film con Leonardo DiCaprio qualche anno fa. Leonardo DiCaprio. Sì, e il romanzo è di Alex Garland, che è uno scrittore un po' schizzato, che ha vinto un Oscar, o è stato candidato all'Oscar per la sceneggiatura, per Ex Machina, un film che non c'entra niente con The Beach, però questo romanzo non è proprio un giallo, ma ci sono dei tratti, c'è un omicidio, ci sono varie cose che lo accostano al giallo ed è totalmente ambientato a mare, dalla mattina alla sera di nuovo, ed è molto bello secondo me. Ok, grazie, bravissimi tutti. Eravamo arrivati ad Adriano, quindi continuiamo con Adriano, peschiamo personaggio, caratteristica e imprevisto. Sempre. Oh, allora, nel tuo caso il consiglio è per il giocatore 3, cioè per Mattia. Ok. Immaginando che voglia diventare famoso. Non so se può essere una sua, forse come scrittore sì, ci potrebbe anche stare. Questa però ti ho già capitato come imprevisto, quindi forse non è il caso. Oh! Però nel frattempo è arrivato Babbo Natale, per cui ogni giocatore ti regala un punto. Oh, hai visto? Meno, meno male, grazie ragazzi, vi amo. C'è indignazione generale comunque per questa cosa qua. No, no ragazzi, mi spiace che siate voi vittima di questa compensazione, ma io la domenica scorsa veramente la penalizzazione è stata ogni cosa un punto di meno, imprevisto un punto di meno, 10 secondi di meno, un libro di meno. È colpa tua. Beh, se andiamo a vedere l'ultimo volta che Roma ha vinto qualcosa, non esiste la iPad. Comunque consiglia un aspirante scrittore di Virginia Woolf. Ah, ok, perfetto. Mi sembra ottimo. Con la classe e l'eleganza tipica di un laziale. Questa era di che questa era bella. Laziale, magari no. Questa era bella. Yeah. E il tono era quello proprio di ciao Pori, ci sta proprio solo dando così. Sì, 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 ciao Pori. momento recap, ecco, proprio quando devo fare i conti. Momento recap? Ah no. No, questa era la... Chi è che è ricatta? Allora, lei 1 no, per 4, recap. Però meno 1 sono 3. 2, 2, 4. Aspetta, no, vi faccio vedere Flavia che fa i conti. Meno 1 fa. Io avevo capito che adesso dovevo essere ricattata. Cioè, ho detto sono dei piedi del male. Cioè. Allora, il peggior momento siamo. Al momento siamo con Margherita a 3 punti. Tenete presente quello che avete regalato a Adriano, eh? Sì, sì, infatti. Poi Sonia a 4 punti, con 10 secondi ancora da usare, 10 secondi in più. Mattia ha 3 punti e Adriano ha 7 perché si è preso quello degli altri. Questa è invece la classifica della settimana scorsa. Però ci incasiniamo, poi la sistemiamo. Che poi, poi arrivano le addizioni a 2 cifre, quindi la tolgo. Ma Sardino, perché io e te stiamo sempre per ultime? Perché ci sono i punti? Una volta tanto che avevamo fatti 2. Ma è una gioia, ma io l'ho preso il punto che mi sono prenotata per prima. Sì, sì, l'hai preso. Ma avete già levato. 4, 1, 2, sì, no, è giusto. Più 1, meno 1. Tra l'altro, se volete un momento mai una gioia, ci hanno appena bloccato da Facebook, non perché? So per quale motivo, quindi... Vabbè. Noi continuiamo. No, ma infatti, scusate, io avevo condiviso il video, ma me lo dà... Non... Esatto, l'ha bloccato perché siamo scomodi, perché non diciamo le cose come stanno, perché siamo troppo belli, ecco. Sarà quello soprattutto. Allora andiamo con Marghe. Sì, dai, perdiamo un altro punto così, dai, no, va bene. Allora Marghe, per il nonno che ama i segreti,
però hai 10 secondi in più. Va bene, no, questa dai è facile. Per il nonno gli consiglio il nuovo libro di Obama, ovvero Una terra promessa, magari lì scoprirà qualche segreto americano che non conosce della politica americana, soprattutto magari del mandato del governo, della presidenza di Obama, perché no, dai, potrebbe essere interessante. Mi sembra una cosa giovane per il nonno. Brava, brava. Andiamo con Sonia. Perché ridi, Flavia? Oh, rido perché mi fa grazia. Allora, Sonia, sempre imprevisti? Io vado, eh? Vai. Vado, ok. Allora, per una maestra che ha appena avuto un figlio o figlia, il consiglio lo devi cantare. No, no, dai, vi prego. Vabbè, dai, potrei andare a peggio. Cosa, Marghe? Ecco, bravo, voglio esserci, devo esserci anch'io. Un insetto sulla... Un attimo, c'era un moscerino. È tutto normale, non vi preoccupate, è tutto normale. Allora, vai, 30 secondi. Lo devo cantare. Se vuoi puoi usare i 10 secondi in più, eh? No, non interessa. Allora, a questa maestra che ha avuto una figlia regalo un sogno, che è un po' una favola, c'è stato fatto anche un... Devi cantare? Film. No, vi prego, solo il titolo. Canta, io lo so devi che sei cantare. Bene. A questa maestra regalerò questo consiglio, colazione da Tiffany, perché è bellissimo, è scritto da Truman Capote. È diventato un bello. Bravissima, ok, due punti molto meritati. Lo sapevo che toccava a me cantare, sapevo. Io la faccio esercitare nelle nostre live, quindi in genere canto anche nelle nostre live, è preparata. Mattia, aspetta, questo era già uscito, non so perché. Io sono grato da morire a Sonia perché non tocca a me cantare, quindi sono proprio certo, felicissimo. Certo. Allora, Mattia, il destinatario è l'amante. Un amante, però con cui hai litigato. Ok. Imprevisto è... Peggio di così? Papà, puoi passare il consiglio al tuo vicino. Se vuoi. È per... Ok, e però non prendo i punti. Sì, certo. No, proviamo. Vai, prova. Vai tu. Ok, andrei con il Colibrì di Sandro Veronesi dell'anno scorso, che ho amato, perché ci sono, c'è una sorta di carteggio tra lui e questa donna con cui aveva avuto flirt, una relazione, qualcosa moltissimi anni prima, che mi è piaciuto tantissimo. E a un certo punto, insomma, questo è il consiglio, ma a un certo punto Carrera, che è il protagonista, dice ti amo ma non so come farlo. E per me è una frase bellissima che direi a un amante con cui ho litigato. Con cui hai litigato, bravissimo. Pure con la citazione, ti è... Ecco, due punti. Che bello! Molto meglio di me che canto, bravo, bravo. Sei stata più cattiva però in questo consiglio, bravo, molto bravo. Beh, se vuoi provare così, pur no, parlare... Vengo, non si sa mai. Bordino, fatta affari tua, fidati. Adriano. Presente. Allora, un vicino di casa... Tutti Dato. Vicino di casa, magari. Un maschio, però, consorzio. Maschio, ok. Ok. Che sta sempre al PC. Mm-hmm. Che è? Vabbè, ma lo vedete? Ragazzi. Giuro, io lo pesco no, a vabbè, caso, è la giuro. È la quarta volta. Comunque, vabbè, dai. Questo è bastone e carota, gli abbiamo dato prima, ora glielo leviamo. Però prima ne hai presi tre. Prima ne è vero, è vero. Prima la cosa ho presi tre, quindi sto comunque sotto. Non comunque te lamentare. Manuale di disobbedienza digitale di Nicola Zamperini, che spiega tutte le trappole che questa dipendenza dal PC può portargli. Perfetto. Ottimo. Scusate, cioè, ci hanno scritto nei commenti. Eccoci. Che ci dicono? Perché Sonia controlla. Pronti con la mano per rispondere? No, scusa, lo sa Sonia, perché io so già cosa consiglierà Sonia, capito? Ma che vuoi da me? Allora, voi siete pronti? Siete pronti? Perché io non sto a leggere niente, non ho idea di dove stanno uscendo questi consigli. Dove sta? Siete pronti? Sì. Ok. Via.
Un libro per un un libro per un quindicenne chitarrista che ha amato la biografia di Slash e sogna di fare il biologo marino. Vabbè, quest'ultima parte non so, però assolutamente vivere la musica di Motta, dai, va tantissimo, quindi magari ci può stare. Allora, Marghe più uno. Vai, voi volete dare il vostro consiglio? Adriano, ci stiamo a vedere. Vai, Adriano. C'è quel saggio bellissimo sulla parte sinistra del cervello che era molto pertinente perché faceva vedere come conciliare, no? Le due, sia diciamo la parte scientifica che la parte artistica. Però devo trovare il saggio, adesso non me lo ricordo. Vai, ve lo mando dopo. Dopo ce lo dici, okay? Qualcun altro c'ha qualche idea? Intanto non ha scritto un libro, perdonatemi, la biologo marino, che chitarrista, o comunque rocchettaro, è il fondatore del Rocky Mill, cioè esatto. Il documentario non è un libro, ma è un documentario. È un documentario. Vabbè. Che noi abbiamo anche intervistato, io e la Bordino. Pure noi. Fabio Zaffagnini. Esatto, sì. Ok. Sia lui che Anita Rivaroli, la regista del documentario. Anche noi. Qualcuno ha avuto qualche altra gara? Qualcuno ha avuto un'altra idea nel frattempo? Se no andiamo avanti, facciamo una quarta mano. Anni luce di Andrea Pomella. Andrea Pomella, bellissimo, bravo. Sì, molto, molto rock. È vero. Allora, quarta manche. Sì, Marghe. Stiamo andando velocissimi perché di solito in un'ora facciamo tre giri. Ma perché l'altra volta ci avevamo Simone Tempia, che è uno che parla. Adriano, che è uno che parla. Parlavano tutti. Vabbè, mi sembra che non c'è una chat in braille. Parlano tutti. Giovanni, ci stai dicendo che noi siamo delle No, è che noi siamo bravissimi, quindi rispondiamo subito. Esatto. Io sono indignata, basta. Brava, indignati. Allora, Marghe. Indignatevi a proposito. Marghe, imprevisto? Sempre questo, ok. Allora, suocera. No, vabbè, ok. Vai. Che ama il Natale. Uh-huh. Il tuo imprevisto, fortunatamente, è che non hai nessun imprevisto. Quindi, vai. Dai. Due punti così a gratis. Guarda, facilissimo. L'altra donna di Cristina Comencini, ovviamente gioco facile col cinema, perché la storia di due donne che praticamente hanno condiviso uno stesso amore, ovvero sono una la nuova compagna di quest'uomo, l'altra l'ex moglie, e quindi è una storia che incrocia due donne, una storia d'amore, appunto l'amore comunque che cambia nel tempo e come le donne dovranno trovarsi tra di loro. Quindi okay. No, potrebbe dare fastidio alla suocera. Ok. Magari... Quando è uscito il termine suocera io ho riso molto. Pensavo lei consigliasse qualcosa di cucina, non so perché. La germana. Però c'ho anche allora... la cucina, me lo tengo per dopo. Va bene. Allora, Sonia. Aspetta che... la voglia ne vive proprio. Allora, collega. Dai, facile. Che ama gli animali? Puoi rubare un punto a un altro giocatore o giocatrice a tua scelta. Ma questa è un'infamata. Io so dove abito. Chi ha più punti di loro? Ti voglio vedere a piano aereo, Bordino. Chi ha più punti di loro? Provocare. Chi ha più punti? È sempre Adriano al momento, però. Lo vedete? Cioè, è dell'aziale, L'altra volta ne ho persi tre. Sto a pari io. Cioè, con tutto che mi avete dato due punti, non cambia niente. Prego, fate, tanto ormai lo so. Che Adriano, ti voglio bene, però sei quello che c'ha più punti. Ma mica è colpa tua, per carità. Mi riprendo quello di prima. Allora. Va bene. Okay. Un collega, quindi allora facciamo che gli consiglio Murakami, che quale? Non è che c'è proprio un animale, però c'è uno dei personaggi che potrebbe essere associato ad una pantera, ad un animale, perché è molto feroce nella sua ricerca della verità, quindi secondo me potrebbe piacergli. Perfetto, ok, questo lo metto qua. Andiamo con Mattia. Mattia. Allora, ma tocca
Vabbè, ok, ciao! Ciao! Allora, ok, cugino. Ok. Nerd. Ok. E sei fortunato perché il tuo imprevisto è vuoto. Bene. Cugino nerd, ma io penso che ogni nerd che si rispetti debba aver letto Stephen King, l'ho già detto, l'ho usato poco fa per Shining, per una rima schifosa, però lo tirerei di nuovo fuori, però questa volta farei The Dom, che è un romanzo di Stephen King gigantesco, anche questo qua è enorme, lo utilizzano per costruire le case al posto dei... Io non sono riuscita a finirlo, ti dico solo questo, io... Io nel mio periodo di gioventù, quando riuscivo a leggere i romanzi più lunghi tranquillamente, perché adesso invece è centenario, vabbè. No. Però dentro gli anni sono tanti, ecco. Quindi quello ed è enorme, gigantesco, è molto bello. Non so, io quando penso a nerd penso a Stephen King, però in modo molto pulito e molto bello, non è un... certo. Anche perché sarei il più nerd del mondo praticamente qui. Chi, tu? Allora, c'è un altro consiglio, un altro punto che potete, Mattia, guadagnare. C'hai 25 anni, Mattia, porta pazienza. Veramente, non ci sfidare qui su, in quanto a nerdaggine. Consigli? Io vado... Allora, no, andiamo con Adriano e dopo ci sarà un altro consiglio dal pubblico. Quindi, okay. Adriano, vedi di riguadagnare sto punto che ti hanno tolto. Uno solo, quattro, dai. Dai, questo è facile. Allora, il capo o la capa? Quale? No, scherzo. Che ne so, un caso. Non ho capi, va bene. Capo per te. Okay. Ah, beh, meno male che è capitato te che sono tranquilla. Deve essere un fumetto. Un capo pettegolo, un fumetto. Ok, te lo trovo subito. Voglio cercare una cosa particolarmente crudele. Hai tempo. Allora, ok. Io in mente, anzi. Sto pensando. Vai, è quasi finito, vai! No, ma che è finito? Allora, diciamo, Link al di Mebius, perché mostra i differenti aspetti della nostra personalità e mostra come in realtà i reietti e non i capi sono quelli destinati alla verità. Ti è? A lui, eh? Scusate, non ho capito il titolo. Link al di Mebius e Jodorowsky, in realtà. Okay. Però a me Jodorowsky non piace tanto, quindi cito solo Mebius. Perfetto. Adriano, okay. Noi ci sentiremo in privato, io sono sicura di questo, perché che te piace Jodorowsky, basta, mo qua abbiamo... Ma no, perché a me piacciono quelli a cui Jodorowsky copia. Non è colpa dobbiamo mia. Dobbiamo parlare. Di Gurdjieff dobbiamo parlare, no, di Jodorowsky. Parleremo. Molto bene. Allora, consiglio dal pubblico, quindi pronti a coprire la telecamera per vincere il punto in più? Dove sta? Vai. Un libro per una persona gentile, marlocornoica ed estremamente polemica, con la quale mi devo sdebitare, che ama i thriller. Allora, prima di tutto, Zoe, voglio sapere perché te devi sdebitare questa persona, che sembra orribile, anche se è molto gentile. Comunque, quindi scrivicelo, perché io o voglio sapere. Allora, io vorrei consigliarle Espiazione, perché c'è una storia d'amore, però è anche un thriller. Lo scrittore Ian come si chiama? Lui? Non mi ricordo il nome. Vabbè. McEwan. Vabbè, hanno fatto anche un film molto 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 bello. Io Seconda Guerra Mondiale particolare. Dici? No, non ho letto né il film né visto il libro. Ma allora Giovanni, ma c'è quella con la faccia un po' da topo? Si chiama Keira Knightley. Keira Knightley, esatto. Ma come faccia da topo? Ma dico, allora, a parte che Keira Knightley è pazzesca, però nel film c'è una scena, la scena della biblioteca dove loro si inciuciano, che è rimasta molto molto storica, insomma. E poi c'è il vestito di lei, Chanel verde, che anche quello è rimasto molto con... Vabbè, Libra o Chanel, cioè nel senso... Beh, pure lei è bella. Sì, sto scherzando. Altri? Allora, un altro? No, questo altri, è lo stesso. Altre persone se vogliono consigliare. Flavia è nel pallone. No, ho caldo. Vai Mattia.
Io direi la verità sul caso Enrique Bert, sarà uscito 5-6 anni fa, credo. Logorroico perché è enorme, polemico perché ricordo che il personaggio aveva sempre questa sorta di rapporto polemico con il professore con cui instaurava questa amicizia, ed è un thriller, è un gran thriller, quindi è quello. Ottimo. Adriano? Adriano? Allora, io visto che non ci sono dei punti in palio perché già sono stati presi in questo caso, mi ripeto e sottolineo l'autore che ho citato prima perché è veramente fenomenale ed è perfetto perché è appunto S.S. Van Dyne, il protagonista Philo Vance è logoroico, polemico ed è un genio del thriller. Quindi in qualsiasi romanzo, oltre a quello citato prima, c'è per esempio dei vari titoli, La tragedia in casa Cole, Il mistero del drago, Signore il gioco è fatto, Il mistero di casa Carden. Ok, Comunque, scusate, io ho ma che tu consigliato hai un consiglio? l'espressione perché comunque crea una polemica non indifferente il libro, eh? Non sai da quale parte stare, quindi soprattutto Ok, era ci per sta. quello. Ci sta, ci sta. Allora, che facciamo? Vogliamo fare un'altra manche? Beh, voi come Oppure state? siete in forze per farne un'altra? Così Io ho un chiudiamo torneo e di chiudiamo qua. PlayStation, però dopo, quindi 20 minuti ce li ho. Sempre il torneo domenicale di PlayStation, Sempre, Adriano. settimana scorsa era Classico, eh? scacchi. Classico. Beh, allora dai, facciamone un'altra, l'ultima. Ultima mancia, eh? Qui si decide. Vai, qua, qui ho paura, vai. Vai. Marghe. Eh sì, per quello. Ho paura. No, vabbè, però te ti è appena capitato, socia, fammi un'altra cosa. Ah. Ti capitano sempre gli stessi, aspetta. Tutti i nonni, i suoceri. Oh, questo è No, bello. basta vecchi, prego. No, no, infatti, Lex. Ok. Che ama gli aperitivi. Ok, ama gli aperitivi. Aspetta, che qua c'è dell'ilarità. Caso è. Aspetta, però l'imprevisto è ancora più interessante perché puoi scegliere solo autrici o autori stranieri. Perché puoi scegliere Solo solo di non stranieri. augurargli la morte, questo è. Oddio, Vai, Marche. oddio. Guarda, io gli consiglierei una cosa stranissima, ovvero Cuor di cane, perché comunque è un libro abbastanza particolare che può interessare a chi vive di aperitivi, non è vero? In realtà tutti quanti, visto che è la storia di questo cane che scopre il mondo, diciamo, attraverso i sentimenti dell'uomo, quindi perché no? Potrebbe interessare. E a un ex potrebbe anche no, non piacere questa storia qui. Certo, Quindi va bene, cioè, giusto perché uno glielo fa per dispetto. Ok, ovvio. Ovvio. Ma poi c'è consigliare al proprio ex un libro che si chiama Cuor di cane, c'è già chi Capito? prende. Esatto, Alla è proprio fine, poi dopo ne cattivo. parliamo, però intanto Cuor di cane, poi dopo si C'è anche un libro che si chiama. Poi dopo. C'è anche un libro che è Muori gonfio, che si potrebbe consigliare benissimo ad un ex. Io sono stata a fine, poi Per gli ognuno legge aperitivi è come vuole. È perfetto proprio. Cioè, pronto. Se esistesse veramente Muori gonfio che parla di aperitivi sarebbe stupendo. Ma facciamo Scrivi, un'opera Mattia, che è lettiva. uno scrittore, scrivi questo libro così proprio. Mattia, ti do un sacco di spunti, non ti preoccupare, chiamami. Ma sai quanti? Perché su Muori gonfio c'è un copyright, te lo dico, però ci accordiamo, non ti Da preoccupare. un'idea, dici? MG, lo chiamiamo MG. Bellissima, ma sarà una partnership fantastica. Quindi ci sentiamo adesso per il prossimo anno. Viene una roba proprio. Potete fare una serie di libri, una enciclopedia. Allora, Sonia, Ah, già, dai. Un'amica. un'amica che odia il Natale. Non è amica mia. Puoi scegliere solo autori o autrici italiani o italiane. Che odia E il poi ci sono i Natale. 10 secondi in più che non hai usato, eh. Ma che odia il Natale, quindi che non... Vabbè, usali adesso perché tanto è l'ultima, quindi. Cos'era quella? E hai un imprevisto di 10 secondi che non hai usato. Se usala adesso, se vuoi. Che cosa gli consiglio? Una cosa italiana? Autore Quindi un italiano. autore italiano, non mi ricordo se c'è un racconto sul Natale. Oh. E vabbè, c'è il buio cosmico, quindi magari gli consiglio. Non vedo niente, Giovanni. Le Vai. consiglio. Racconti romani di Moravia. Ok.
non mi ricordo se c'è anche un qualcosa sul Natale. Perché Moravia notoriamente odiava il Natale. Questo non mi viene in mente niente. Mi sembra chiaro. Aspetta, chiamalo. Però ce l'ho invece, no, guarda. Che non mi è venuto in mente niente. Vabbè, sono stata presa dal panico, stavo ancora a pensare a quello che muore gonfio. Tu motivacelo, che ce lo facciamo andare bene, vai. Beh, allora, perché Moravia è sempre una buona occasione da leggere, poi è un autore italiano, da poco ci hanno fatto un film su il suo romanzo d'esordio Gli Indifferenti, e se odi il Natale non sei amica mia, quindi non lo so. Vabbè. E forse Moravia odiava il Natale, questo non lo possiamo sapere. Sicuramente era un cinico, odiava il Natale, sicuramente. Esatto, può essere benissimo. Ok, Mattia. No, Mattia. Vai. Allora, personaggio. Ah, carino. Allora, per la mamma. Ok, che magari ci sta pure guardando e sentendo. Non so se ama i cartoni animati, questo non so. E hai 10 secondi in meno, quindi hai solo 20 secondi. Vai! Vado, dove vado? Nessuna parte. Vabbè, insomma. Niccolò Ammaniti. Okay. Niccolò Ammaniti. Dai, Mattia. Niccolò Ammaniti, come si chiama? Mamma mia. Io e te. Niccolò Ammaniti, io e te. È questo romanzo di questo ragazzino che a un certo punto, incavolato con il mondo, decide di chiudersi nella cantina del palazzo e sopravvivere per una settimana, dicendo ai genitori di andare in realtà in settimana bianca con i suoi compagni di classe, e guardare film, cartoni animati e giocare alla PlayStation. Quindi ci sono i cartoni animati, ma a prescindere da questo, sì. Ammaniti ha proprio questo linguaggio un po' filmico, un po' da cartone animato, un po' da videogioco, che secondo me è la cosa che ci si avvicina di più. Perfetto, ottimo Mattia. Concludiamo con Adriano, vediamo un po'. Allora. Dai, Giovanni! Io consiglio questo, chiunque sia, io consiglio Moi Gonfio. È il libro dell'anno proprio. È il libro dell'anno, del 2021 proprio. Allora, cugina. Ma sempre la cugina. Che vuoi da me? No. Ama i videogiochi, va bene, ok. Guarda quanto amore. Oh, che meraviglia, una cosa stupenda. Vai. Allora, per un'amica che ama i videogiochi, io consiglio, una cugina, scusa. È diversissimo. Sì, abbastanza diverso. io consiglio un fumetto bellissimo e adesso vi dico esattamente il nome, un attimo solo. Occhio al tempo. Sì. E vabbè, se no guarda, il fumetto ve lo scrivo dopo perché adesso non mi ricordo il nome. Dai, un altro, ne dici un altro, vai! I videogiochi effetti sociali speciali, è un libro sui videogiochi di Simone Mulargia. Ok, è un saggio, quindi è un saggio su videogiochi. Ok, bene, adesso mentre io faccio i calcoli Giovanni vi intratterrà, vai. No, su questo ci potremmo fare una serie. Ma Mattia, tu che io sei il videogioco il videogioco, ma come si può promuovere un libro così? Lo sentite il rumore degli specchi? Ma non c'è bisogno di promuoverlo, lo leggono tutti. Cioè, allora, prima di tutto, l'hashtag è MG. MG. Poi inviti tutti a condividere la loro, come vorrebbero che morisse gonfio il proprio ex, capisci? Mamma mia, ma una roba gira violenta. Di violenza, però vabbè. Ma è una burla, non si può morire gonfi, no? Però è proprio burlone. Ah, ma io me l'ero immaginato tipo uno che muore affogato e quindi poi rimane lì. No, è più un tipo che esplodi nell'aria, cioè improvvisamente ci stai parlando, lui si gonfia tutto e esplode nell'aria, capito? E la storia qual è però? È Majin Buu che faceva una cosa del genere. Non so è un barbapapà in realtà. Ragazzi, io ci sono, eh? Volete sapere com'è andata?
Mazza, voti alti, voti alti. Certo, comunque ho trovato il nome del fumetto, se lo vogliamo mettere tra i consigli. Vai, dillo. Perché il nome è allora, l'autore è un amico, Walter Bagliamonte, il nome è un po' strano, si chiama LTS, ma è un fumetto divertentissimo sui videogiochi. Ok, perfetto. Per la dobbiamo fare un elenco. Grazie. Allora, ragazzi, volete sapere in ordine di classifica o in ordine? Sì, dai, facciamo dall'ultimo. Come vuoi. Vai. Che mi dici? Mi fai suggerimenti e poi come vuoi. Vabbè. Grande psicologo Giovanni, così sembra un vero. Dai, partiamo dall'ultimo. Attenzione. Aspetta, c'è un consiglio. Abbiamo una risposta per Sonno. Aspetta, potreste avere un libro, potreste avere un punto in più. Potrebbe, eh? Pronti? Pronti con la mano sulla telecamera. Ok. Allora, cara Zoe, no. Ma tu a questo che ti manda i vocali di 7 minuti, tu gli devi rispondere MG. Sì, cioè. Cioè, guarda che questa cosa è tu vinci col penale comunque. L'anno prossimo. Cioè, qualcuno ammazza qualcun altro e poi dice perché l'hai fatto MG? Ma i vocali Zoe, di sette... Mi puoi regalare un libro di John Bigenè che si chiama Elogio del silenzio, è perfetto se ti manda gli audio anche. Da 7 minuti, oppure un libro molto pesante e farlo cadere dalla... Sì, esatto, va benissimo, la scuola cattolica, per dire un libro di Galileo, la noia. Regaliamogli la noia. Comunque, cioè, io voglio spezzare una lancia a favore dell'amica di Zoe, cioè io mando audio da un quarto d'ora. Stavi ecco, così simpatico, ma perché io faccio cose a casa con il telefono in mano, quindi nel frattempo registro, parlo, non mi rendo conto di... Vabbè, ma fai un podcast. Ma è un podcast, esatto. Cioè, no. Ma infatti negli anni, cioè, da quando c'è WhatsApp, praticamente gli amici sono dimezzati, cioè non ne ho più. Ci sarà un gruppo dei tuoi amici che si è scritto, Mattia manda vocali di 7-8 minuti, capito? Quello è il nome del gruppo, cioè te fai odiare dalla gente. Non no, è più Mattia MG, secondo me. Esatto, momento pubblicità, Natale, fai leggere. Leggi e fai leggere. Attenzione. Eh no, ma è sempre okay. Zoe che scrive. Grazie. Ah, ok, quando vuoi. Grazie Zoe. Allora, grazie. Adesso è il momento della classifica. Partiamo dall'ultimo posto. Siete tutti abbastanza vicini comunque, quindi... Aspetta. Essendo vicini, faccio peggio di Amadeus. Sei una rottura di balle. Vai, di che essendo devi... Essendo molto vicini, potete, se volete, partecipare anche la settimana prossima. Ah, certo, sì. All'ultima puntata. Certo, quindi... certo. E poi Adriano... alla fine faccio tutto una cosa in cui racconto quello che succederà e... Che cos'è? Invito nuovamente. Ah, sì, no. Adriano, purtroppo non puoi partecipare ecco. Più, se no... Cioè, sì. Stalker. Ti chiediamo l'affitto su StreamYard, perché se no... Allora, però se ci fosse un premio in palio potevi poi pagare l'affitto, è il sistema che non va. Aspetta e spera, Adria. Quarto posto per Mattia con 9 punti. Terzo posto Margherita con 10 punti. E qui siamo a Roma Lazio. Aspetta. Secondo posto Sonia con 11 punti e Adriano al primo posto con 14 punti. Che pia un punto i 4 della settimana scorsa. Che sommati i 4 ti portano ovviamente in testa alla classifica con 18 punti. Va Adriano, bene. Sei indegno. Ragazzi, forse che abbiamo stabilito tutto il tempo per appunti a destra e a sinistra. Abbiamo stabilito la gerarchia fra Lazio e Roma, prima cosa. Secondo, nonostante mi avete levato 4 punti. Hai rubato come al solito. E poi, visto che è nato. Lasciamoli da soli. Hai tolto Adriano. Scusa. Dico. Vedete, in Italia se uno vince poi l'invidia viene fatto fuori, a parte gli scherzi, visto che è Natale ci diamo il Vangelo, gli ultimi saranno i primi, quindi vedete come ho incarnato perfettamente il messaggio del Natale. Ha girato la frittata come al solito, dai, ha girato la frittata. Qua c'è l'odore di MG comunque.
gli ultimi sono Ilaria Gaspari e Mattia Insoria. Esatto, esatto. No, sì, sì. Per ora, no, Emanuele c'ha meno punti di Mattia. Mattia ha 9 punti adesso. Ah, ok, sì. Quindi in realtà... Attenzione, okay. Scusate, ho letto. Giustamente, chi conosce bene Adriana dice elogio del silenzio consigliato da Adriana, in effetti. Questo per me è il miglior premio. Va bene, grazie mille a Sonia Serafini, Margherita Bordino, Adriana Ercolani, Mattia Insoria per essere stati con noi questa domenica. Io già non c'ho più voce. Ci risentiamo con tutti coloro che ci stanno guardando e che guarderanno questo video, che rimane ovviamente disponibile per fare i regali di Natale e per tutti i regali che vorrete fare nelle vostre vite. E, ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 17. Se qualcuno di voi, escluso Adriano che ha già dato, vuole ripartecipare, basta che ce lo dica. E grazie. Attenzione, grazie, c'è un altro momento pubblicità. A Natale, leggi, fai leggere, muori gonfio da un'idea di Sonia Sbongi. Grazie, non solo per il prossimo anno. Partecipate all'incontro con l'autrice e poi vi farò sapere tutti i dettagli, mi raccomando. Firma copie attesissimo. Grazie a tutti, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Aspettate che esco.